Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Carlo. Andiamo a vedere l'accompagnamento, anche in forma semplificata, di questa divertente canzone dei Maneskin che si intitola Supermodel. Abbiamo solo quattro accordi praticamente, che sono La, Do, Sol e Re. Quindi anche un principiante a mano praticamente ferma può andarli ad accompagnare divertendosi. Nell'introduzione che hai ascoltato, come fa anche Vittoria dei Maneskin, lei va a prenderla all'ottava superiore. Quindi, se l'hai visto e ti può sembrare difficile, in realtà sono soltanto le note che già prenderemo dopo: La, Do, Sol e Re. Quindi, in questa porzione di tastiera che magari, se sei un principiante, conosci un pochettino meglio. Questa introduzione io la prendo qua, anche se comunque potrei prenderla in diverse zone della tastiera. Ad esempio, anche qua. Quindi io di base ho sempre La, Do, Sol e Re, e vado a mettere alcune note di passaggio tipo il Si naturale. Oppure potrei prenderla anche qua. A mano aperta, dita 1-4. Io la prendo in questa porzione perché secondo me il suono è un pochettino più grosso, un po' più bello, anche se bisogna dire che quando si mette il distorsore sul basso, alcune sfumature, soprattutto delle corde più sottili o più spesse, si percepiscono un pochettino meno che con il basso perfettamente pulito. Quindi io comunque la suono in questa zona qua. La, la, do, si, sol. Mi appoggio sul Sol e poi vado a finire sul Re. Volendo, ogni tanto lei va anche a mettere come nota di passaggio il Do per ritornare a La. Re, Re, Do, La, La. Re, Re. Oppure lo tiene in sospeso e sta su. Ok, quindi questa prima parte lei va a mettere appunto questo accompagnamento. Proviamo a ascoltarlo. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. Ecco, il basso entra solo da qua, scusa. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Come vedi, quindi comunque puoi accompagnarlo a mano aperta, un dito, un tasto, sempre come mi piace pensare, il La col mignolo, il Do col medio. Con l'indice andiamo a prendere il Si, quindi ogni dito si occupa di un tasto. In questa porzione poi della tastiera i tasti sono anche più stretti, quindi la mano non dovrebbe faticare molto. Poi, dopo il primo stop, con un bello slide che ogni tanto va a usare sapientemente, andiamo a accompagnare nell'ottava bassa. Nell'ottava bassa, molto spesso il Si non lo mette neanche. Ok, questa è una versione semplificata, chiunque può mettersi lì e accompagnare con questo ritmo. Quindi abbiamo La, La, Do, Do, Sol, Sol, Un, Re, Re. Quindi, se poi vuoi invece andare in maniera un pochettino più evoluta, puoi inserire alcune ghost note che stanno bene. Faccio sentire. Ok, assomiglia un pochettino all'accompagnamento di Smell Light and Spirit dei Nirvana. Come ritmica, gli accordi poi sono diversi. Però la ritmica può ricordare abbastanza, quindi puoi rifarti anche un pochettino a quella. Il Si di passaggio non lo mette sempre, a volte tiene proprio solo ta ta ta, un do do, sol sol sol. E anche il Re non passa sempre sul Do, quindi sentiti molto libero di accompagnarla come meglio preferisci e soprattutto
divertendoti. Poi è vero, possiamo fare anche un pochettino di tecnica se teniamo bene la mano aperta, usiamo bene le dita. Comunque è un brano anche utile per migliorare tecnicamente. Ti ringrazio di aver visto questo video. Allora ci vediamo al prossimo e ciao, a presto, caro.